È stato il palcoscenico del nuovo Teatro Santi di Bottega di Vallefoglia ad ospitare la cerimonia di riconoscimento dei 133 supermaturi dell'esame di Stato 2024. 133 studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro Urbino capaci di diplomarsi con il voto massimo di 100 e lode. Siamo qui soprattutto per apprezzare una grande vostra qualità. L'amore per lo studio e per il sapere, e questo è l'aspetto più importante, al di là dell'importantissimo pur voto, valutazione che avete raggiunto. A dare il benvenuto ai ragazzi un'eccellenza che dal nostro territorio ha saputo affermarsi in ambito internazionale, come l'analista geopolitica e reporter di guerra Greta Cristini. Ho cercato di motivare e ispirare anche attraverso la mia storia i giovani talentuosi della provincia di Pesaro Urbino che si sono diplomati con 100 lode, e soprattutto cercando di motivarli a un processo, diciamo così, di dialogo interiore. Non è importante adesso cominciare già ad avere le risposte giuste per il proprio futuro, è importante cominciare a porsi le domande giuste. È importante cominciare ad essere creativi, immaginandosi magari in una visione rispetto alla propria identità da qui a 5-7 anni. Quindi la domanda con cui cerco di stimolare, ho cercato di stimolare i ragazzi, è: come immaginate voi il vostro successo? Io lo immagino come l'allineamento progressivo alla mia identità e anche alla mia prossima identità. Io è quello che auguro ai nostri giovani è di andare fedele a una frase del Dalai Lama che dice che devono darti ali per volare e radici per tornare. Io credo che questo sia il compito della scuola. Tu devi andare e conoscere il mondo, però è importante che senti le radici per ritornare nel tuo territorio e riportare la conoscenza che hai avuto in giro, nel tuo girovagare per il mondo e per ruoli e luoghi importanti. Penso che sia molto importante premiare coloro che sono impegnati più di altri, che hanno magari anche un talento innato nella loro personalità, quindi un grazie alla provincia, un grazie per l'impegno di tutti questi ragazze e ragazzi. E un grazie anche all'impegno della famiglia, perché è sempre un grande gioco di squadra anche lo studio, bisogna avere le condizioni anche dentro le famiglie per poter essere sereni e per impegnarsi tantissimo allo studio. Quindi oggi è una giornata importante per tutto il territorio provinciale ed è importante anche per la città di Vallefoglia, che ospita, dopo aver ospitato, aver aperto la capitale italiana della cultura, la premiazione da parte della provincia dei 100 e lode dei migliori del territorio provinciale.